Scoppa, centrocampista del Termoli, una buona gara. Peccato perché nel secondo tempo siete usciti alla distanza. Poi vi avrebbe aiutato, vi avrebbe dovuto aiutare anche quell'espulsione. Invece non siete stati bravi a capitalizzare quello che avete creato. Sì, siamo riusciti ad approfittare l'uomo in più. Dobbiamo lavorare sui particolari, no? Cioè, io penso che con questo atteggiamento, se riusciamo a mantenerlo, cioè, si può fare bene, però dobbiamo lavorare sui dettagli. Sono quelli che ci fanno vincere o perdere le partite. Chieti ha avuto un approccio buono alla gara, vi ha messo subito in difficoltà, però voi siete stati bravi soprattutto ad aspettare il momento per cercare di ripartire. Sì, cioè, loro ovviamente sono una buona squadra, cioè, lo dice la classifica, ma noi comunque fino adesso, al di là di che stiamo là sotto, non c'è stata una squadra che ci ha messo sotto, cioè, per tutta una partita intera, quindi, cioè, dobbiamo lavorare e, come dico, sono i particolari che ci fanno vincere o perdere le partite. Questo pareggio potrebbe essere il punto di ripartenza per questa squadra che mette fine a un periodo non brillante e cerca soprattutto di guardare al futuro con positività. Sì, noi, cioè, da martedì cioè, che si lavora cioè, pensando alla prossima partita, cioè, è così, se no, cioè, non finisce tutto qui. Però come dico, bisogna lavorare, lavorare e lavorare, non c'è cioè, un'altra maniera di uscire, lavorare, è solo quello. Dopodomani, fra 3-4 giorni, incomincia il calciomercato, quello di riparazione. Scoppa rimarrà al Termoli. Sì, a noi non ci... Sinceramente non ci interessa quello. Noi dobbiamo pensare da martedì alla prossima partita che è domenica. Poi, cioè, quello noi giocatori non dobbiamo pensare, cioè, non dobbiamo proprio pensare a quello. Dobbiamo pensare partita dopo partita, perché se siamo arrivati qua noi, cioè, dobbiamo uscire con i giocatori che ci stanno e basta.